varie situazioni che possono andare dalla calma apparente fino a degli impatti più burrascosi che si possono appunto riflettere su chiunque, insomma, durante la propria vita quotidiana. Quindi probabilmente questo il motivo per cui questo brano ci ha marcato anche a livello di registrazioni e di parti che seguono un processo graduale. E in ambito live non ti stanchi mai di rifarlo. Allora, Daniele, raccontaci di questa esperienza con Mario Biondi, culminata poi nel duetto in Lullaby, che è il brano contenuto nel suo disco dal titolo 2, pubblicato nel 2011. Come vi siete conosciuti? Com'è andata questa esperienza? Ma ci siamo conosciuti a un seminario blues gospel in provincia di Treviso tempo fa. Ci siamo sempre tenuti in contatto, ci siamo rivisti in occasione dell'apertura di un suo locale a Reggio Emilia, e avevo con me alcuni brani miei, e mi è rimasto impresso particolarmente uno, Lullaby appunto, e dopo poco tempo mi ha contattato dicendomi la sua intenzione di fare un disco di duetti con amici suoi artisti. Ora chiuso nel suo progetto 2, appunto, che abbiamo portato poi successivamente in giro per l'Italia, per i teatri principalmente. Devo dire che è stato un bel episodio. Allora, il brano di chiusura dell'appuntamento è If It's Love ed è l'unica traccia in inglese. Vi voglio chiedere, è un episodio isolato, una sorta di esperimento? No, essenzialmente volevamo tenere vivo questo concetto di indefinito ancora, e cercare appunto di rappresentarlo concludendo l'album con questo brano in inglese, per marcare il fatto di un linguaggio ancora da definire. Progetti futuri? Beh, iniziare una stesura del prossimo album, quello è sicuramente un grosso impegno che cercheremo di portare a termine nell'arco di quest'anno. Ora live che ci attendono, sono vari, potete andare a consultare la nostra pagina Facebook, e se non avete ancora visto il video d'appuntamento, basta andare su YouTube alla voce Virgo The Band, è impossibile sbagliare. E se volete leggere un po' di recensioni, altre cose che e quelle le potete vedere su Virgo Blogspot. E se non avete ancora sentito il nostro disco, potete andare su SoundCloud, sempre la voce Virgo The Band lo trovate. Se poi volete comprarlo, iTunes, è lì lo trovate. Quindi ragazzi, non ci resta altro che salutarci, sempre sugli scudi. A presto, dai. Ciao a Ciao! tutti, ciao, grazie E ancora. allora salutiamo anche noi Daniele Perrino e Luca Bastianello, rispettivamente cantante e bassista dei Virgo. Grazie per essere stati con noi oggi. Un ringraziamento va anche a voi ascoltatori. A presto con una nuova puntata di Corsia d'Emergenza. Vi lasciamo con il brano 3, tratto dall'album d'esordio dei Virgo, L'Appuntamento. Ciao a tutti! Corsia d'Emergenza, le migliori interviste alle band italiane underground. Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
talked about the future. How sweet it would be, you living closer to me. Those days are real. I see you every day. Somehow you could not. We'll be right back.
so tight. In the darkness we could wipe the sea with our mind's eye.